da Mantova, la giornata di Lillet, Lungolago. Oggi io e Gian vi abbiamo fatto conoscere, scoprire anche un po' le arti presenti qui in questa giornata, in questa bella festa, in cui tra l'altro in questo momento stanno anche suonando, quindi c'è festa, balli, luci, c'è di tutto un po', caro Gian. E vari tipi d'arte, tra l'altro, veramente. Esatto. Spaziamo dalla musica, alla pittura, alla scultura, esatto, alla quella, creazione. Esatto. E poi quadro che vedete lì non verrà presentato da Vittorio Sgarbi, Gianluca oggi farà un po' il critico d'arte. E però... nemmeno dalla nostra Sabrina, che ha dato un ottimo contributo, ma... Esatto, ma ci permetterà di conoscere anche chi l'ha dipinto. Non ha fatto solo questo, ha fatto tante altre cose. Ciao Cinzia, come stai? Molto bene, grazie, è un piacere essere qui con voi. Bene, allora cara Cinzia, io cosa faccio? Ti lascio il microfono perché così permette già di farti qualche domanda, che chiaramente sarà incentrata un po' sulla tua arte, che è molto similare a quello che ci stiamo facendo vedere in questo momento in diretta. Ti lascio il microfono per comodità. Va bene, grazie. Ok, allora ecco perché ci lascia il microfono, per andare avanti al suo consumere. Io sono astemio, non fumo, non bevo. Grazie, non per scelte varie, ma perché non mi piace. Allora cara Cinzia, tu da dove vieni? Io vivo a Cabriana, che sarebbe in provincia di Mantova. Sì, lo diciamo perché moreniche dell'Alto, esatto, Mantovano. Avvicina un po' il microfono, colline Cinzia... moreniche dell'Alto Mantovano. Ecco, sì, lo ricordiamo perché ovviamente ci ascoltano un po' dappertutto, quindi ci guardano. E qui con noi abbiamo uno dei tuoi dipinti. È uno dei miei, esatto, dipinti, sì, che sono qua esposti, sì, all'Arte delle Idee. Infatti, ma partiamo, per poi arrivare a parlare anche di questo se ti va, da dove nasce questa tua passione, giusto? Quindi andiamo là nel tempo. Andiamo indietro con gli anni, ma è una passione che ho praticamente da quando sono bambina. Dove capitava disegnavo, praticamente, perché mi è sempre piaciuto disegnare. Anche se non ho fatto gli studi prettamente artistici, sono un'autodidatta in questo. Brava. E mi sono dilettata in diverse tipologie della pittura, quadri, sì, dove praticamente si predilige la figura umana. Io, sì, dipingo, faccio questi ritratti prevalentemente di donne, dove praticamente cerco semplicemente di trasportare sulla tela quello che vedo in giro. Capito. E trasmettere un'emozione attraverso l'immagine di queste persone. Mi diletto anche nell'arte madonnara, ho partecipato al concorso delle grazie da 2 anni. Sì. E niente. Bene, perché è bella questa cosa. Perché qua tra l'altro arrivo anche al dipinto, al quadro, sì, che abbiamo qui con noi. C'è una donna che sta fumando, tra l'altro, sì, giusto? Se non... Sì, è un momento, diciamo, di riflessione. Mm. Il titolo è Così in silenzio. Sì. Puoi interpretarlo in tanti modi, comunque, certo, comunque è un momento di riflessione sul proprio essere, sull'esistenza. Poi uno ci vede. E la donna con la sigaretta accesa che fuma, come mai questo momento lì? L'hai tratta da... Visto che perché prima dicevi che trai spunto... atteggiamento, secondo, okay, me... mi ricordo un film di Ozpetek, ah, sì, dove c'era questa ragazza, era la finestra sul cortile. Sì, ecco, esatto, sì. C'era questa ragazza che quando i bambini erano a letto, il marito era a letto e lei praticamente si rilassava un attimo, si affacciava alla finestra e fumava, sì, questa sigaretta. Mm. E mi sembrava che gli passasse davanti la sua giornata, la sua esistenza, e faceva delle considerazioni, delle forse sulla, sì, propria esistenza. Sì. È un po' questo atteggiamento. E qui che tecnica hai utilizzato? Questo è un dipinto ad olio. Ok. Quando parti, domanda un po' di curiosità spiccia, da dove cominci tu a partire? Cioè ti fai un disegno, un'idea, una figura? Sì, sì. Mi aiuto, sì, beh, cerco molto su internet immagini, okay, che magari ho già in mente qualcosa, però se trovo delle immagini che si allacciano a quello che ho in mente, certo, allora un po' mi ispiro, un po' copio, poi vabbè, il dipinto, la tecnica, quello poi lo cambio io, a seconda, certo, sì, però questo è un po' il mio stile, con quasi tutti i quadri. E anche, sì, questo quadro dicevo è affascinante, secondo me. Grazie. Dicevo, è proprio affascinante, nel senso che io lo guardo e mi immagino questa donna come quasi irraggiungibile, se vogliamo, sì, questa cosa così, sì, lontana. È distaccata.
distaccata, è come se si distaccasse dal... Se la tira quasi, però effettivamente... Beh, non volevo dire così, però... No, nel senso che veramente è interessante. Adesso non so, la fisionomia mi ricorda, adesso non vorrei sbagliare. Ute Lemper. Come? Ute Lemper è un'attrice cantante tedesca. Bravo. Ti sei... Assomiglia. Ah, è vero, ti sei... No, mi sono accorta quando l'ho finito che richiamava un po' quell'immagine. Ma bella questa cosa che, cioè, tu l'hai immaginata così, poi successivamente hai pensato che potrebbe... Ma è capitato con diversi dipinti, tipo... Cosa dell'inconscio, no? Ho fatto un dipinto e quando è finito mi sono accorto che somigliava a mia figlia, ma io non ho ritratto mia figlia. Ah, dai. Sì, ah, ma lì forse è l'inconscio, forse sì. Esatto. E, come adesso... Come ti dicevo, magari durante questa chiacchierata alcune cose me le sono perse, non per volontà mia, ma perché c'è, lo diciamo, c'è un frastuono notevole. E, quello che ti volevo chiedere, magari, che cosa ti porti a casa oggi dalla giornata delle idee? Penso che comunque questo è un evento. Ma che... mi porto a casa il fatto di essermi messa in discussione, perché comunque... Ma è la prima volta? No, però sono le prime, nel senso è poco che mi metto in esposizione. E... mettersi in confronto con gli altri fa crescere comunque, perché ci si rende conto anche di quello che c'è in giro, ed è interessante vedere le reazioni comunque del pubblico, quello è sempre interessante, anche perché a me piace guardare la gente, perché poi la ritraggo. Si porta a casa sempre qualcosa, le critiche sono sempre positive, i complimenti di più. Questo è meglio. Perché danno benzina. Infatti, è gratificante. Però, insomma, fa bene anche la critica, no? Fa crescere, così dicono, si spera. Vabbè, dai. E quindi, dopo oggi, pensi che ti, insomma, mostrerai i tuoi... I miei lavori, le mie opere, sì, penso di continuare. Però dicevo, hai già qualche data, qualche evento, qualche fiera? Allora, il 23, domenica prossima, c'è Cavriana in Arte, dove abbiamo riunito tutti quelli che di Cavriana amano creare qualcosa, dalla pittura alla scultura, al ricamo, la musica, il teatro, tutto. Poi domenica 30 sono a Rivarolo. Perché c'è una mostra collettiva, è un evento che c'è da oltre 30 anni, credo, quindi è abbastanza... E il 7 ottobre a Guidizzolo c'è un'estemporanea dove dipingerò direttamente. Bellissimo. Per adesso sono... Paura, No, vabbè. Vabbè, insomma, quello che serve è un'ansia che fa bene, dai. Certo. Senti, adesso non so se ti vedremo l'anno prossimo, di certo. Ma spero di sì. Sì, nel senso che soprattutto perché non si sa mai per questi eventi di, cioè, siamo al nono anno, quindi sarebbe bello che continuasse questa bella giornata, come i ragazzi sono bravissimi, eccetera. E comunque, come ti anticipavo, quello che ci stai dicendo oggi non rimane nel vuoto, ma anzi rimane sul web, nel senso che noi siamo Radio Sauce e tutto ciò, bella che passa la gente davanti, e tutto ciò e tutto ciò che ci siamo detti oggi, come dicevo, lo possono trovare tutti sul sito, sui social, Facebook, YouTube e quant'altro. Quindi ciò che ci ha fatto molto piacere averti qui con noi. Intanto Gianluca sembra che si sia estraneato, ma perché... Esatto, perché c'è, come dicevo, un po' di caos musicale. Noi ti ringraziamo. Grazie per questa chiacchierata. Facciamo anche un selfie e così magari ti prendo il microfono e facciamo una bella foto ricordo. Sì. Dalla regia mi stanno mandando una domanda. Vabbè, cioè, siamo in piedi, non cambia nulla. Prima del selfie facciamo. E ringrazio naturalmente Ugo, il nostro testa di caso, e Sabrina che ci hanno mandato questa domanda. Da cosa è ispirata? In effetti ce l'ha già detto anche un po' prima. Però lo possiamo ripetere anche per chi si fosse collegato adesso. E perché appunto ogni artista ha, come si dice nel mondo dell'arte, una, diciamo, propria musa ispiratrice. E se lo lega quindi ad un momento e ad un'emozione. Quindi tu, Cinzia, cosa ti ispira? Che musa, quale musa ispiratrice? Quelle emozioni che traspaiono, giusto? Dalle dalle persone, cerco di cogliere quello che un'anima può trasmettere.
E lo vedi così, lo dico per chi è a casa che non ci sente, lo vedi così ad impatto da una persona che è per strada o... Diciamo che mi piace scrutarle le persone, andare a immaginarmi una storia e a volte comunque lo vedi subito, ci sono persone dove tu vedi subito un qualcosa. Esatto, esatto, quel non so che. Un sentimento, insomma, che cerco di trasportare poi sulla tela. Ragazzi, veramente interessante, che... anche con la nostra donna fumatrice, pubblicità regresso, sì, no, però bello, perché Marlboro. Mi piace anche questa, questo scuro, questa, questa figura come viene fuori. Momento sgarbi questo. Sì, momento sgarbi. No, okay, facciamo una... per non fare la figura... Hai ragione, il critico. L'ignorantità, come allora, diciamo Totò. Vi saluto. Bene, ragazzi, no, ci facciamo il selfie, prima, esatto. Sì, perché... è diritto, non c'è bisogno che mi accuccio, perché no, sono qua. Okay. E c'è la parola d'ordine, caciotta. Caciotta? Caciotta, tutte quelle bocche aperte. Quando? Al via? No, no, io dico cheese. 2, 1, caciotta! Che belli che siete. Perfetto. Bene, grazie. Cara Cinzia, grazie a te, è stato un piacere e speriamo di rivederci anche l'anno prossimo. Intanto che Luca va avanti con la nostra Cinzia, io vi ricordo che tra breve avremo un ospite davvero, un ospite perché è maschio, tra poco, davvero a frappè come ci sa, un ospite davvero importante per chiudere la serata, oltre spero agli organizzatori che salutiamo, che ringraziamo, che è stato un piacere. Un ospite penso. Sì, tra qualche, e anche delle nostre danzatrici, nostre, insomma, sono qui che si stanno esibendo durante, diciamo, l'esibizione di questo bravo chitarrista famoso. Conosciuto insomma con un artista famoso e dopo diciamo chi è, perché è una sorpresa in quanto non sappiamo se verrà, ma sta suonando, e le ballerine e danzatrici che stanno Antonio facendo... Righitti, sono andato a vederlo da vicino perché non lo vedevo bene, mi sono avvicinato, ecco. Antonio Righitti, quindi tanta roba, visto bene, è meglio il nome, no, giusto? No, perché lì c'era scritto dietro, esatto, ho fatto girare un attimo, c'è Luca Mancuso qua e di dietro Luca, capito, allora per non fare confusione, esatto. Allora ci vediamo tra poco con queste danzatrici che si stanno esibendo mentre Righitti sta suonando. Caro Luca, a proposito, a proposito, a proposito, ciao, ciao.